Ciao ragazzi, benvenuti all'autoplay di oggi. Vi faccio vedere questo riff in slap, abbastanza difficilotto. Allora, partiamo con un mi a vuoto. Allora, mi a vuoto. Corda, nota dead note sulla corda di mi. E poi dobbiamo fare il do diesis, tasto 4, corda di la, e finire sul re, tasto 5, sempre corda di la. Il ritmo è questo. Quando arrivo sul re, dura solo un sedicesimo, perché devo fare questo giochino qua. Sono 4 sedicesimi, partono dal re in battere. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quindi il 2 è un emmeron fatto solo con la mano sinistra. Il 3 è una dead note fatta con la mano destra con il pollice, tumb, e il 4 è una dead note slap sulla corda di sol. 1, 2, 3, 4, questo è un bel trucchetto. Ok, è un po' il riff portante del giro, infatti verrà richiamato anche dopo. 1 di pausa, riparte. Quindi qua fa il nostro 4, cioè nota reale, emmeron, death note, death note, death note, è uguale. Solo che viene ripetuto poi lo strappato. C'è una pausa di sedicesimo, chiaramente a metà. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Quindi death note strappata sulla corda di sol, emmeron fatta con il pollice in tumb, re mi, un, e andiamo sulla terza battuta che riprende di nuovo il ritmo. Qua c'è soltanto una cosa ritmica fatta sempre sul mi per concludere la battuta. Scusate. Ok, do 2 mi, il secondo va a finire sulla battuta successiva. Chiaramente qua in questo caso la scrittura è un po' difficile, vi rimando, se avete il mio metodo potete leggerlo scritto tranquillamente, è molto più chiaro. Questo riff è contenuto in Advanced Slap Bass Groove, quello verde per capirci. Oppure c'è anche il modello cartaceo che è Slap, Improve Your Slap Technique, che la copertina è nera e contiene sia Easy Slap, che è quello un po' più facile, che l'Advanced, quello un po' più avanzato, un unico volume cartaceo in vendita su Amazon. Quindi l'ultima battuta, arrivo con la nota lunga in legato e concludo così. Quindi facciamo finta adesso che non ci sia il legato finale, ma il riff uguale. Ho sempre questo. Vado a finire con altri 4 sedicesimi, che sono uno strappato sul mi, corda di sol, tasto 9, in pull off, va a finire sul re. Re, la, si, corda di re, la, tasto 7, emmeron, tasto 9. Questa cosa qua nello slap è molto molto usata. La cosa difficile è passare dai 4 sedicesimi, dove ho la mano che va a fare queste note morte, direttamente spostarsi sul mi. Un ottimo esercizio è quello di, mentre faccio le note morte, la mano si sposta. So che è difficile all'inizio perché è una questione di coordinazione, però è un ottimo esercizio. 1, 2, 3, 4. Vedete che mentre conto 2, 3, 4 già si sposta, perché tanto le note morte sono morte su tutta la tastiera. Ok, proviamo a rifarlo lento da capo. Benissimo, spero che
vi piace questo riff, provate a suonarlo e ci vediamo alla prossima. Ciao, buona musica, Carlo.